noi siamo un braccio della Stella d'Italia, quello partito da Venezia il 25 di maggio e adesso stiamo passando per Bologna. Siamo uno dei cinque bracci, perché uno è partito da Genova, uno è partito oggi da Santa Maria di Leuca, uno è partito un po' di settimane fa da Reggio Calabria, e tutti questi bracci confluiranno alla fine verso L'Aquila. I due bracci del sud si ricongiungono a Matera e salgono insieme verso L'Aquila, i due bracci del nord si congiungono ad Assisi e scendono insieme verso L'Aquila. Il significato di questa piccola impresa è di natura sia culturale che politica, che spirituale, insomma chiamiamola come vogliamo, e così appartiene anche un po' al regno del Don Chisciottismo e dell'idea che si possano con i sogni in qualche modo trasformare la realtà in cui viviamo, no? Se questi sogni vengono sognati da tante persone contemporaneamente. Questo è un po' il significato di questa cosa che stiamo facendo. Ci muoviamo tutti a piedi, esclusivamente a piedi, e credo che non sia mai stata fatta una cosa così, cioè di tutti questi bracci che da tutta Italia vanno verso un unico punto. È all'insegna del più radicale volontariato. Noi non abbiamo sponsor, non abbiamo una lira che ci venga da nessun'altra parte che non sia da noi stessi. Quindi è un gesto gratuito, perché oggi pensiamo che ci sia bisogno anche di fare dei gesti gratuiti e di cercare di farli espandere, no? Come si espandono le gocce di acqua su uno specchio di acqua immobile. E come ci sembra a volte il nostro paese sfiduciato, stanco, che ha bisogno insomma di acquistare anche sicurezza, forza, che si possono fare anche le cose difficili, che si possono fare anche le missioni impossibili. E adesso che c'è qui vicino a me Beatrice e Maurizio, che sono due organizzatori di questo braccio del Nord-Est, quindi potranno dire altre cose interessanti sul piano pratico di questo cammino. Allora, appunto, il braccio di Nord-Est, come diceva Antonio, è partito il 25 maggio da Venezia e sta seguendo le tappe di un cammino religioso, anche se appunto il nostro senso e progetto è completamente laico, però stiamo seguendo il cammino di Sant'Antonio, che appunto passa da Padova, è passato da Ferrara a Bologna e poi piegherà verso Dovado, la Forlì. E sono tappe di circa 25, 28, 20 km al giorno, e in queste tappe stiamo cercando di incontrare il territorio, perché altrimenti cammineremo per noi stessi. E stiamo cercando di incontrare le istituzioni che ci vogliono incontrare, che condividono il senso del progetto e che quindi in qualche modo sono istituzioni in movimento, diciamo, e associazioni che secondo noi sono delle associazioni che fanno bene del paese, diciamo, ecco, che vanno nel senso dell'integrazione tra le persone, del riscoprire le relazioni, della tutela ambientale, della valorizzazione del territorio, della legalità, di cui c'è un gran bisogno adesso in Italia, e anche dello sviluppo sostenibile. E quindi insomma, diciamo, fino adesso appunto noi siamo partiti venerdì scorso, quindi siamo 8 giorni di cammino attraverso la pianura padana, attraverso tutte le sue strade asfaltate, attraverso piccoli comuni che sono stati con noi comunque generosissimi e che hanno una grande voglia veramente di mettersi in gioco. È stata una bella avventura. Come partecipare? Se qualcuno vuole partecipare, basta telefonarci, c'è un sito internet dove ci sono tutte le notizie sul progetto, ci sono i numeri di telefono dei referenti, oppure si può scrivere una mail dicendo: io mi trovo in tal giorno, in tal posto e cammino con voi. Appunto, come diceva Antonio, è gratuito e quindi noi, insomma, quante più persone cammineranno con noi, tanto più noi saremo contenti. E dormiamo, tra l'altro, in strutture abbastanza spartane, per cercare di ridurre anche i costi ovviamente di vitto alloggio, ostelli, palestre quando i comuni ce le offrono, ed è tutto organizzato, quindi insomma uno deve solo aver voglia di mettersi in cammino condividendo l'idea del progetto. Ecco, questo è una piccola cosa appunto che vorrebbe dire Maurizio sulla sì. Bandiera che c'è. Certo. La bandiera è un segno di riconoscenza che ci è stata data la municipalità di Reggio Emilia, rappresenta
primo tricolore 1796, segno proprio di condivisione del progetto. Simbolicamente la consegniamo a tutti gli amministratori e associazioni che ci vogliono incontrare, per poi consegnare in maniera definitiva al sindaco dell'Aquila per testimoniare la vicinanza di tutti i comuni italiani anche attraverso l'adesione di ANCI a questo progetto, in particolare anche di tante altre municipalità italiane che ci hanno fatto onore, oltre che il Presidente della Repubblica con la bandiera e la medaglia per questa iniziativa, che altrettanto sarà consegnata all'Aquila in segno anche di risveglio delle istituzioni per riprendere in mano questa situazione che è ancora precaria e disastrata. Come diceva Antonio, rappresenta un po' il bisogno di questo paese di risorgere dalle macerie forse di una cattiva politica.